Bonjour à tout le monde, Au monde. non, je m'étais préparée, eh? et c'est ce matin que je m'exprime avec un grammelo tout français. Mais oui, pourquoi pas? Parce que j'aime la France, j'aime la France, mais non, pourquoi je... Euh, un divertissement. Et oui, et, et donc... Uh, da stamattina che parlo con um, mon ami mes ami mon ami come si dice in, in uh, mon ami è solo maschile mon, mio amico no era mia amica quindi mamì Mami, mami, la rai. Avrei dovuto darmi al teatro se da strada avrei fatto una fame <ride> più, di, più di adesso. Oh, una volta una signora, che è anche un'imprenditrice teatrale, mi disse: Ma Lorenza, lei è sprecata? Perché ho fatto uno dei miei sketch scemeggiando tra artisti mentre stavamo allestendo un dei nostri angoli all'aperto sotto un volto di Casperia avevo partecipato a questa cosa organizzata dalla Provence eh, dalla Provence o oh, me da camera di commercio B da CNA a CNN <ride> chissà chi lo sa, chi so ricorda Ma ricordo, eravamo ospiti durante la notte la nuit con eh, un convento <ride> con vento, molto vento, no, no. e eh, vento, oh, un temporale, ma mi, ha pa, ne, ne chieti pa, mo ne chieti pa, e tra la la, tra la li, tra la la, e insomma, ci fu un temporale tremendo, che speria un borgo delizioso, e anni fa, era quasi un insediamento in inglese, e ho assistito a una festa di matrimonio di, della comunità, diciamo, ormai locale di persone che hanno acquistato queste casette, se le sono ristrutturate. Ballavano a Tarantella, c'erano dei balli loro a Tarantella. ballavano È stato divertente. Allora, questo evento, supportato. Non è che ci hanno pagati, eh. ci hanno semplicemente dato la possibilità di partecipare a questa cosa che aveva un senso, un nome, una dedica, un tema, che era il benessere. E quindi, come attività artigiana, hanno messo la mia qua è onore. E poi ero io, dovevo stare in un, era, dovevamo stare tutti sparsi in questo borgo. E solo che poi è venuto giù il finimondo, un temporale estivo terrificante. Oh, un te no, temporale wow, 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 wow. E allora mi ero spostata eh, da dove stavo, mi avevano indicato un volto, e eh, sapete cosa sono i volti: no? questa specie di galleria, eh, un arco eh, di triomphe proprio. Eh, e con tutte le sigilline già lì ho detto, oh, ho il pubblico? oh, 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 gli anziani oh, 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 di... Una bottega di alimentari che aveva l'ingresso invece che su, sulla stradina sul viottoletto sul pertugetto che si arrampicava da quel lato del paese eh, sotto questo volto cosa intelligente perché se piove no e lì si radunavano al fresco gli anziani anche quando era chiusa questa, questa attività io mi sono sentita a casa mia ah, datemi due sedie un po' di anziani e io mi sento a casa e quindi avevo lì il mio telaio e mentre loro stavano tutti in silenzio non mi hanno disturbata, ma che poi non sarebbe stato un disturbo. Io, proprio pacifica, ho tessuto e avevo anche un ordito di riserva avvolto in una tela. E, e quindi ero lì col temporale, non avevo paura perché c'erano i signori lì. <ride> dei Scroscioni d'acqua: si vedevano giù dei tornelli d'acqua scendere per questi pertugi. E, è un. Un borghetto uh, solo pedonale, con accesso pedonale e ci sono dei trattorini che poi portano i pesi alle varie case, anche quando fanno le spese grosse. Presumo, comunque le nostre cose sono state, port state portate, furono portate fumo. Se lo sapete, lo visti da, da trattori. Trattorini, i nini, con questi cingolati, terribili. è stato divertente. Ma la cosa bella è che cioè, poi ha piovuto talmente tanto, ma talmente tanto che mi hanno spostato da lì e per non lasciarmi da sola. Oh, Quanti giorni non ricordo, non mi ricordo quanto durò quella cosa. E, e quindi mi indirizzarono all'inizio del percorso. All'inizio del borghetto di questo cucuzzolo molto, com'è che si chiama lui? Che ve l'ho già detto una volta che mi piace che anche Apricale sembra un paesino disegnato da Mortillo. Mortillo? Eh, boh, eh, ho la memoria che straballa eh, stama, stamattina, la mattina, le matin, le matin, le un po' pazza. Come si dice pazza in francese? Boh, meu, non so. Allora, ah, era, era sereno, se non si era sereno si era nuvolerà, eh, infatti mi pare giusto che si stia per coprire. Le ciel blu, no, 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 è grey, eh, come si dice grey in inglese e in francese? Stamattina poi mescolo il dialetto come sempre perché il mio gramme è fatto di dialetto, soprattutto spezzino quando faccio la scema in francese. Ma perché i francesi sono scemi? No, io scemeggio, scemeggiarmi è lieto in questo cuore e in spagnolo lo faccio di rado perché ho avuto più um, come si può dire respondance a un con un'amica ma in spagnolo veramente avevo Stefana messicana ma eh, lei rideva troppo e io non potevo proseguire nelle mie sciameggiature in spagnolo Stefana si sdraiava per terra si spiega proprio si accartocciava quando mi partiva il trip nel Mechita e... Insomma, e poi un'amica francese di, di Fayence en Provence, eh? Fayence un paese famoso per la ceramica. Lei si era fatta un bellissimo lavandino nella sua casetta di Fayence, poi viveva a Castellandolfo. Tranne che l'estate, l'estate doveva rendere la casa, poi se ne andava in vacanza a casa sua per due mesi. Lei lavorava otto mesi l'anno direttamente per un'azienda medical e producono, spero tuttora, non so... Cullette termiche e, e incubatrici, vi ho detto un po' di, di cose di Christine. Oh, avec la che non vedo da oh, quanti anni! Christine, la France, sposé vive, vive la France avec gli Stati Uniti Sì, Il suo marito si è sposato tardito, con Cristinita e hanno due bellissimi bambini che ormai sono grandini. Oddio mio, quanti anni avrà il più grande! se se, se, se un ometto o metto, non, metto. Eh, non so dove l'ha messo però è grandino e la bimba qualche anno di meno e sono grandi ormai manage eh, questi figlioli che crescono insomma Casperia che è nel Lazio in provincia Beh, quel pezzo lì dovrebbe essere ancora Roma eh, se no, che ci facevamo noi con Rieti? La, la regione era stata sopportata dalla regione, credo che siamo vicino a Rieti. Comunque, uh, un umido che non vi dico, al di là del temporale, e um, noi siamo stati ospitati nella notte di un convento poco distante, proprio di fronte a Casperia, un altro cucuzzoletto, tutto il verde intorno a questo convento, quindi la notte si dormiva nei cameroni, le femmine con le femmine, i maschi con i maschi, sia chiaro. Camerone o camerette numerose, non mi ricordo, un vago ricordo perché poi ci si trovava a chiacchierare come dei disgraziati, come i, ragazzini. I eh, ragazzi. I ragazzini, ah ragazzi. E io poi ero stata spostata con sommo dolore, ma molta pratica perché avevo da allestire le mie cose. Le mie... Non era una bancarella, perché poi quando faccio le mie esposizioni non sono delle bancarelle, ma dei miei co... mie trempelli come se desaspetta. Mi hanno infilato in una cantina meravigliosamente pulita e in ordine insieme ad altri espositori. Quindi ero insieme ad una erborista che aveva la bottega lì vicina a Casperia, moglie del... ex moglie del sindaco di, di quelle parti là. Oh, vi dico un po di ciatelamenti cioè, poi dei ragazzi di dei dintorni di sempre del rietese eh, produttori di mirto buono mm -hmm. e olio qualcuno che vendeva l'olio c'era poi eh, io mi ho le, le mia memoria chi c'eravamo io l'oro del mirto la signora dell'arborista c'era qualcun altro che non ricordo una pittrice dalla quale io ho, co ho comprato un quadro una acrilico o tempera, non mi ricordo più, su legno, che abbiamo di sopra. E, mh, adesso la mia colazione si sta scaldando invece che raffreddando, che sembra un hamburger. Uno dice, cosa so, ci ha messo sopra quell'hamburger? Ah, la farò salata, voglio fregare la gente. E, e ci ha messo la confettura di pesche, perché io un po' salata e un po' dolce. Domani torno a fare colazione con fagioli e pesce. Ah, sì, quando mi si abbassa la pressione vado poi sul pesce la mattina. Bang! Ieri ho mangiato pesce di sera, ciccina al giorno. Devo mantenermi su, su, su un corda. Abemos. Ecco, e, e quindi. Mm, sono indietro con le mie preghiere stamattina. E quindi. Mm, mm, mm. Quell'evento bello, dove all'interno di una costruzione, non so se era una scuola, una ex scuola, insomma, avevano messo ehm, esperti in, uh, 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 in benessere, quindi pratiche olistiche, quindi massaggi particolari. Poi c'era questa signora che era appunto un'imprenditrice del mondo dello spettacolo, che parlava dei fiori di bacca. Lei aveva il suo angolo con i fiori di bacca e ne, ne sapeva. E io le metto Lorenzo, ma lei è sprecata, uh -huh. non me lo dica due volte, dove mi vuole mandare, su quale marciapiede, non a fare quell'antichissimo mestiere che io già ne praticavo uno. Che quando dico io pratico un mestiere più antico del mondo, mi guardano tipo lo faccio apposta. E eh, poi dico, sono testitrice, null'altro. Che poi testitrice sono 5 anni che non tocco un telaio però comunque sta lì lo sposto ogni tanto lo spolvero quello grande che poi c'è uno poco quello grande o più o meno uguale no poco più piccolo che non ha la sua base un telaio da tavolo avevo tantissimi telai che sono andati distrutti in varie disgrazie durante i nostri traslochi un trasloco che è durato due tappe bene tutto quello che poteva accadere sulle nostre cose è accaduto eh. Vuol dire che mi dovevo assolutamente alleggerire la vita, <ride> ma che pesantezza, certe esperienze di diluvi di incendi nei magazzini, di smottamenti che portano giù mezza struttura nuova, insomma di tutto e di più è successo alle nostre cose. Mi sento quasi senza passato, meno male che ho un po' di memoria come gli anziani, se no mi è rimasto quasi niente, fotografie del mio passato, un album della Camilla mi ha salvato poche cose, <ride> ma anche cose preziose. Regali, cose così, è andato distrutto da qualunque, cose mie fatte, filati, non, non pensiamoci. Quindi, questa mattina mi è venuto in mente, chissà perché, Casperia, il benessere, il benessere. Quindi, chi c'era poi là? A ah, musicisti, e quindi la sera concerti in una sala del paese, che non so se era il cinemino, e questa spinetta, questa cosa lunghissima. Uh, elettronica, tra l'altro, ma lunga come un vero strumento a corde, a legni, legni, corde. Il pianoforte è uno strumento a percussione, ma con le corde. Sembrava un pianoforte a gran coda. Adesso dovrei andare a cercare. e Veramente una cosa divertente è stato che non ci si conosceva praticamente nessuno. Poi c'era una, una, ho conosciuto una signora deliziosa. Uh, lei di cosa trattava? Non mi ricordo. Comunque questo percorso, abbiamo un sacco di pubblico, bello, quella zona poi del Lazio che io ancora non conoscevo, guidavo ma mi ci hanno portato, mi sembrava molto trovare anche mia sorella, è arrivata a Roma proprio quando ero impegnata là, è venuta con mia nipote piccolina, c'era ancora mio scognato e Camilla, Camille, che ha aiutato la mamma, ma oui, Camilla mi ha aiutato tanto quando andavo in giro a fare questi eventi e poi mamma chiacchiera, mamma illustra, marla, mamma spiega, mamma fa vedere i campionari, fa toccare, paragonare quindi riesco a coinvolgere anche, che ne so, il ciabattino, che... no, ma già un ciabattino ha una manualità, una dimestichezza un una propensione all'attività manuale che magari uno mi dà anche retta, poi i figli li usano eh, i ciabattini i filati che poi loro ingrassano, che fanno passare la pece che cosa. Una cosa fa, fa far vedere fare le scarpe. Io ho conosciuto il papà di un collaboratore del mio secondo marito, fa nobile, fa stupido, veramente, perché è uno spreco di vita. Ma eh, il padre di questo, di questo collaboratore, toscano. Faceva stivali su misura, delle cose meravigliose soprattutto per i butteri. E, ma il tempo ma che bello poi quando io vedo parlare, quando sento parlare di un artigiano di quelli che fanno proprio le cose ush, e quindi vedo gli attrezzi in ordine. Sento l'odore del lavoro che poi non è molto profumato. Il lavoro di un calzolaio. Perché le conce, le cose, le, le, la pece la no, cos'è quella la pece? Ma che ne so, ma non mi ricordo niente. E poi mi, mi affascina proprio quando poi sento una persona che ama, che proprio ama il proprio lavoro. Lavorava pochissimo quel signore, mi dice, puoi un paio di stivali? Dile di Dio, ma che meraviglia. E cosa, eh, a tavola loro una casa mh, quasi contadina, quindi con determinati oggetti, proprio molto spartana, e, e, ma che bello poi tutto cucinato da questo signore e belli come mi piacciono sapete tanti piatti pronti messi sulla tavola le sperlunghe come le chiamate voi i piatti da servizio ovali noi le chiamiamo sperlunghe a spezia il dialetto credo che sia poi lo cerco se esiste sulla Treccani dizionario e insomma ero così estasiata, lui invece pensava che sì, sono la moglie del dottor tal dei tali, e invece una sparagalona, ha conosciuto una signora molto alla mano, molto alla forchetta, che ho apprezzato tutto, ho mangiato tutto, e questo signore, molto molto anziano, non so quando l'ha avuto sto figliolo, quindi gli cercavano gli occhi, contentissimo, mi ha lavato uno di questi piatti tondi, che con nessun timbro, nel, però... Di, di ceramica leggera, tra l'altro, io amo tantissimo quel piatto rotondo grande da portata e mi ha commosso perché uno si toglie una cosa propria e più nuova, diciamo fra quelle che erano sulla tavola. Ma io, mm, i piatti, i piatti, i bicchieri, le tazzine, le, i cocci, vedete la mia vecchia teglia e, e poi la teglia fatta al torno, pesantissima, ma costa davvero, poi ve la peso. E mi, mi danno gioia, insomma. Mm, che bello! Tra una cosa nuova che non ha valore, nel senso sciatta, ma poi questa ve la devo raccontare, e, e una cosa vecchia che magari non ha nessun valore artistico o che ne so di storico, eh, ma casalinga, casa Ah, che magari è stata fatta sul posto da un ceramista senza nessuna pretesa o che magari chissà poi nel tempo, no? però quella cosa lì, quel piatto lì, quella storia, è stata quella casa che te lo porgono con la carta di giornale. Signora, accetti questo dono, ma io mi sarei messa in ginocchio, non l'ho potuto fare, mi avrebbero, mio marito già mi guardava con degli occhi fulminanti, non lo accetta come, non lo accetta come. E, e quando, si, quando ti porgono un dono, non si dice di no, poi dipende dai, dai modi. Se una persona è sgarbata, vi vuole umiliare col dono perché succedono anche queste cose, no? Quando uno ti dà una cosa con, con così superiore, oh, ti piace questa collana no, ma Tieni che così non la vuoi. Niente, la. invece, se uno lo fa con gli occhi luminosi col gesto bello, oh, se ti piace, permettimi, non ti offendi, vero? Te la posso regalare. Ecco, una cosa così è bello quando vedi la gioia di chi ti dà. Mentre quando c'è la sufficienza siamo proprio sotto siamo proprio al, almeno del sei politico siamo proprio almeno mai capita questa storia del sei politico io ma come se non sai se non sai perché non ti sei applicato non se non sai perché non hai i mezzi intellettuali eh, ma io quella cosa lì da piccola già mi aveva dato un fastidio ho detto, ma no, no non esiste quella cosa lì allora chi fa tanta fatica è stupido chi si impegna chi ci mette il proprio cervello oh, e, e allora, oh, che caldo, ragazzi! Ho la camicia da notte, quella di cotone, un jersey fitto, fitto, sottile ma fitto, lunga, con gli spacchetti laterali profondi che arrivano al ginocchio quindi sembra chissà che, ma sotto, sotto al ginocchio mi arrivano i due spacchetti. E poi ho il mio kimono di Sangalo San di Yamamai, <ride> ma è bello, è bianco queste maniche che mi agganciano tutte le maniglie quando lo metto c'è un caldo becco, sono già tutta appiccicosa, dove cavallo la gamba sono strappiccicosa. Ma sono contenta, ieri mi sono sfinita con quel caldo emotivamente, quando poi viaggio, proprio parto, poi io proprio l'ho vissuto come una delle mie lezioni di incontro. E io sono stata veramente felice di vedere lo stupore, poi i ragionamenti, quando vedi le persone che stanno ragionando, che stanno proprio già elaborando le informazioni, wow! Che meraviglia! E, e poi adesso sfoglio, l'ho detto da ieri che ve lo dico, eh, sfoglio questo, non posso sbatacchiare tutto, vabbè, questo librone di Katia con il modello, con il pattern, devo portare, portoire in giro la menu, 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 menu. sembra molto francese, eh, giù il mio vicino dell'altra via, della prima casa che ho abitato qua, che è il Balcane, si chiama Lulu, anche quello piccola taglia ma più grande della nostra. Lulu, poi faceva questa U molto chiusa, la LU, molto Lulu, e io, Minu, ma non la facevo in giro, io chiamavo il mio cane che si infrattava in due aiolette che c'aveva da quella parte sulla strada eh, della casetta. Lulu, Minu, Minu, Lulu, e la mia vicina di fronte, eccolo, è, ci mancavi te. Allora, allora all'os enfants de la patrie. E, e quindi ci hanno ho già ammazzato due tarme che non so se è di qualche cibo devo controllare io non faccio scadere niente ma sapete che il caldo è nemico dei cereali meglio i cereali io ho l'orzo il riso mamma. e spero che non siano tarme del tessuto che ho portato in casa co, spacchettando le, le scatolon e che era già pieno di veleni adesso sapete che giorni e notti lo tengo qua fuori eh? gli ho rispruzzato di tutto adesso li rimetto dentro la naftalina non ho il coraggio di prendere questi ca campionari e pulirli con i miei panni microfibra asciutti svedesi 20 anni hanno quei panni uno per uno le rondini cercano acqua povere care io dove gliela metto che sono andata in mannaggia poveri animali Bene, vi saluto, mi mangio la colazione, ma si è raffreddata, no, qui le il sopra e quindi si sarà riscaldata, A me si la marmellata. Va bene, poi mi rifarò a salati. Ah, la borsa che ero convinta di aver lasciata dentro. Ah, mei, se tra i giorni, ma la devo ricucire eh? devo, devo, Ho fatto una pescionata sul fondo che come ci sono riuscita, non lo so, ma devo sistemarla. Però sono contenta. Me ne, me ne sono avanzati 20 grammi. Di... Ma di cosa stai parlando? Va bene, vi oriento. Attenzione a questa frase. Poli, tu vas avoir une mauvaise note. Allora, vedete qua le sacchetton? Le sacchetton crochet e l'ho cucito male sotto vedete guardate, guardate che brutta cosa che sono riuscita a fare qua allora la fodera va solo bloccata qua e là ecco non è che anche perché probabilmente la cambierò eh, e ho recuperato un sacchetto di quelli eh, in tessuto non tessuto bello corposo ma leggero ho tenuto i manici tanto non si vedono perché probabilmente poi la cambierò però è utile è già giusta perché la sua consistenza permette al sacchetto sono tornata seria permette al sacchetto di mantenere abbastanza il suo volume non voglio mettere fondi rigidi e avete visto uh, come manici ho utilizzato i perlocchi di legno di tiger che vengono venduti in bustine nel reparto bricolage e, e la lunghezza come l'hai decisa <ride> Sapete, lo faccio spesso questo? Eh? Lo faccio con quello che trovo e non lo modifico. Quindi ho trovato un pezzo, un framont un trullo di eh, elastico. Vedete questo elastico da collane, da quello che vi pare, questo tondino elastico. E così com'era l'ho utilizzato. Mi è andata bene perché poi mi è venuto proprio la misura che mi piace: tuk 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 tuk. E, e quindi e, i brillocchi, oddio, cosa è caduto qua? Boh. E, e quindi i perlocchi li ho assemblati ah, così, questa nota scura che riprende un po' l'escuro, vedete poi quando si appoggia, si è trebù se mettete una bancarella così con le, attira più che a vederli dalle parti secondo me è lucido questo è il filato al sac di lolo crea eh, ho utilizzato la cake grande da 200 grammi anche se non sembra perché la sento leggerissima ne mancano 20 quindi ho utilizzato 180 grammi di filato più i perlocchi più e lea la fodera che è un sacchetto di tiger di questi tessuto non tessuto che va bene anche perché comunque se uno poi la vuole, sarebbe cosa carina in realtà più che cucirle queste cose, queste fodere e cucire gli automatici quelli trasparenti in plastica se li avete in metallo fate come ce li avete, eh? io ce l'ho qua sparse, un po' di cartine. Perché così per lavarla la fodera esterna diventa tutto più pratico, anche perché queste cose conviene sempre lavarle separate, se possibile. Sa che è un filato che è al, mh, ho in mamma, non mi ricordo quella per percentuale: 60% cotone, 40 acrilico poliamide o 70 e 30%, non ricordo. È, è, è particolare come consistenza, non è rigido quanto i cordini da borsa che ora vanno per la maggiore, che io non li supporto più e, e quando lo cercavo non l'ho trovato adesso, in ogni dove si trova, io ho perduto pure la borsa che dovevo finire e che l'avevo riditata. Ah, vedete va per forza cucito meglio perché mi vado a perdere lo spicchio. Questa borsa nasce con un fondo. In questo modo, e poi ha questo punto rilievo che mi è piaciuto tantissimo. I 20 grammi di filato sono abbastanza per farvi il tutorial. Ovviamente, creerò una forma dalle dimensioni molto ridotte, ma questa è una borsa che non richiede calcoli particolari per svilupparla. Non abbiamo da considerare nessun multiplo e quindi è molto facile da realizzare. Quindi preparatevi, quando lo fai Lorenza, non lo so, spero presto, in settimana, ma bella, mi è piaciuto veramente tanto lavorare sac perché mi ricorda lontanamente, è molto più duttile, molto più maneggevole la raffia uh, sintetica, ehm, è veramente facile da lavorarsi a crochet, non vi so dire tricot, non, non l'ho neanche provato, mi sa con il tricot. Sembra un, um, è un filato cable più o meno, non si può dire catenelle. È proprio un intreccio molto cable allungato: ecco, è un po' diverso dal cable, però diciamo che vi ric ricorda molto quello. Con un intreccio piuttosto allungato, si può vedere. Poi vi farò magari delle macro. Sono contenta adesso che ho la borsa blu. Metti i sandali neri, <ride> ho le ciabattine azzurre. Mi, è piaciuto, mi piace il blu, io quando arrivo all'estate mi rifugio nel blu quando soprattutto mi manca l'acqua di mare, l'acqua di fiume, l'acqua di lago, ce l'hai vicino, sì, ma io sono appiedata, ragazzi, quindi non è che posso andare dove mi pare quando mi pare. Vi saluto, buona giornata, mangio.